Cenni biografici del beato Grimoaldo della Purificazione, a secolo Ferdinando Santa Maria, studente passionista. La Congregazione della Passione di Cristo, da molti ritenuta una famiglia di santi, diversi dei quali morti in giovane età, annovera tra i beati anche lo studente Grimoaldo della Purificazione. Grimoaldo della Purificazione nacque a Pontecorvo, Frosinone, il 4 maggio 1883, da Pietro Paolo Santamaria e da Cecilia Ruscio, primogenito di cinque figli. I genitori erano ferventi cristiani, lavoratori della canapa grezza, che con le loro mani esperte veniva trasformata in funi di varie dimensioni, rivendute poi nei mercati dei paesi vicini. Grimoaldo fu battezzato il giorno seguente e al battesimo gli fu messo nome Ferdinando. Fu cresimato dopo solo 5 mesi. Il piccolo Ferdinando, aiutato anche dall'esempio del papà e soprattutto della mamma, crebbe sano e retto. Nel 1890 iniziò le scuole elementari a Pontecorvo e ricevette la prima comunione ad appena 8 anni. Vista la particolare bontà che agli occhi del parroco lo contraddistingueva dai suoi coetanei. La chiesa era il luogo preferito del piccolo Ferdinando, frequentato con assiduità e particolarmente amato, svolgendo il servizio liturgico di chierichetto con diligenza e partecipazione emotiva, diventando un valido aiuto del parroco Don Vincenzo Romano. In chiesa si raccoglieva in profonda ed intensa preghiera, davanti al Santissimo Sacramento, in particolare davanti alla statua della Madonna Immacolata, di cui era già da piccolo un grande devoto. Il parroco dunque non si stupì affatto quando un giorno gli riferirono di aver visto Ferdinando, il figlio del funaio, rapito in estasi davanti all'immagine della Madonna. Era un ragazzo riservato, pieno di iniziative, buono, disponibile verso gli altri. Spesso insegnava catechismo ai compagni e ai familiari che non masticavano di cose religiose, intenti come erano sempre al lavoro. Alla preghiera e alla catechesi, sin da ragazzo, aggiungeva la penitenza. Pregava con chicchi di grand'urco e con sassolini sotto le ginocchia. Sceglieva il cibo meno saporito, spesso digiunava completamente. Ricercava mortificazione degna di un eremita. Ripeteva infatti di essere nato per fare penitenza. In famiglia tutti sapevano che talvolta egli trascorreva parte della notte vegliando e pregando. La vita austera condotta dai padri passionisti del vicino santuario della Madonna delle Grazie sulla collinetta di Pontecorvo, che lui frequentava sempre di più, pareva fatta appositamente per lui. Ne parlò apertamente in famiglia, ma il padre lo spinse verso il mestiere di funaio. Ferdinando, essendo il primogenito, doveva pur continuare il lavoro del suo papà e dei suoi antenati. Tentò dunque di distoglierlo anche con severe punizioni da quello che secondo lui il padre non era che un capriccio da adolescente. Rivelandosi inutili anche le punizioni più rigorose, il padre gli comprò un cavallo ed un carretto, mandandolo per fiere e mercati a vendere funi, sperando che facendo soldi l'idea del convento gli passasse dalla testa. Ma Ferdinando andava sempre più convincendosi che la vita religiosa era la sua vera vocazione, cosa che la madre, il parroco, i fedeli avevano intuito, mentre qualcuno in famiglia non si riusciva a capacitare. Aveva 16 anni quando Ferdinando prese la sua decisione di seguire la chiamata di Dio. Aveva addirittura anticipato lo studio di latino, grammatica e retorica, più che mai deciso a seguire la sua strada. Suo maestro fu Don Antonio Roscia, molto vicino ai passionisti. Da
Dopo il discernimento attento fatto con i passionisti di Pontecorvo, arrivò il giorno della partenza e tra pianti e lacrime, volti tristi dei familiari, Ferdinando si diresse al noviziato di Paliano, in provincia di Frosinone, presso Roma, dove arrivò il 15 febbraio 1899 per iniziare l'anno di noviziato. Il 5 marzo 1899 vestì l'abito di San Paolo della Croce e assunse il nome di Grimoaldo per devozione verso il santo patrono di Pontecorvo e come cognome religioso quello della Purificazione, come espressione di filiale affetto alla Madonna Immacolata. La vita di novizio, tutta solitudine, preghiera e mortificazione, pareva cucita proprio su misura per lui. Una gioia così vera e intensa non l'aveva mai sperimentata prima di allora. I confratelli più anziani, come pure i compagni, notarono in lui un impegno costante verso la perfezione. Emessa la professione religiosa, l'anno seguente, nel 1900, Grimoaldo fu trasferito a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove la provincia religiosa dei passionisti del Sud, intitolata la Madonna Santissima Addolorata, aveva lo studentato filosofico e teologico. Qui si formavano gli studenti passionisti incamminati verso il sacerdozio. Il modello di vita per Grimoaldo fu San Gabriele della Addolorata, allora appena venerabile. All'impegno per la santità aggiunse quello non minore per lo studio, recuperando in breve tempo e brillantemente le lacune della formazione ricevuta a casa e al suo paese natio. A Ceccano, come tutti i ritiri e le case di formazione dei passionisti, nonostante gli studenti avessero pochissimi contatti con l'esterno e vivessero in pratica sconosciuti alla gente, la fama di Grimoaldo oltrepassò le mura dell'abbadia. Anche le persone che vivevano attorno al convento notarono infatti la sua bontà e si raccomandavano alle sue preghiere, e questo ottenendo anche le grazie sperate. Ai genitori che andavano a trovarlo insieme alla sorella Vincenzina, il giovane figlio mostrava tutta la sua gioia per la vocazione religiosa e tutta la sua riconoscenza per l'educazione ricevuta in famiglia. Il giovane era un colosso di salute, robusto, ben proporzionato, abbastanza alto. Nessuno avrebbe mai sospettato cosa stesse per accadere di lì a poco. Il 31 ottobre 1902, durante una passeggiata pomeridiana nei dintorni del convento, Grimoaldo avvertì improvvisi e lancinanti dolori alla testa, accompagnati da vertigini e disturbi visivi. Con il dovuto permesso tornò subito indietro e si mise immediatamente a letto. Il giorno seguente, solennità di tutti i santi, partecipò alla celebrazione eucaristica e si comunicò devotamente. Perdurando però il male, si rimise nuovamente a letto e venne chiamato il medico. La diagnosi fu crudele e spazzò via ogni speranza: meningite acuta, cui si aggiunsero anche altre complicazioni. Nei giorni della malattia Grimoaldo rivelò ancor di più il suo desiderio di santità e la sua camera si trasformò in un luogo di preghiera per tutti i confratelli della comunità e una scuola di vita virtuosa. Era il 18 novembre 1902, al calar del sole, quando Grimoaldo chiuse gli occhi a questo mondo per aprirli direttamente in paradiso. Aveva appena 19 anni e mezzo. Le sue spoglie mortali furono sepolte nel cimitero di Ceccano, ma nell'ottobre 1962 vennero esumate e traslate nella chiesa dell'abbadia di Ceccano dei padri passionisti. La sua fama di santità si estese con sé in ogni parte d'Italia, attraverso anche la conoscenza della morte di questo studente ritenuto santo subito. Dopo ben 60 anni, nella tasca del suo abito funebre,
Ridotto ormai a brandelli, fu ritrovato un pezzetto di stoffa unitamente ad un biglietto con la scritta: Abito del venerabile Gabriele della Dolorata, una reliquia che il giovane portava sempre con sé. Giovanni Paolo II, dopo l'avvio del processo di canonizzazione e di beatificazione, prima di beatificazione e poi di canonizzazione, il 14 maggio 1991 lo dichiarò venerabile. Poi, in seguito all'approvazione di un miracolo attribuito alla sua intercessione, avendo salvato da morte certa un ragazzo schiacciato dal trattore a Cesa di Aversa, il piccolo Nicola Romano, fu lo stesso Papa Giovanni Paolo II a proclamarlo beato il 29 gennaio 1995. In piazza San Pietro in Roma, davanti a migliaia di fedeli arrivati da ogni parte d'Italia, particolarmente dal centro-sud, e anche qualche rappresentanza dall'America, dove Crimoaldo Santa Maria aveva ed ha i suoi parenti e conoscenti. È in fase attualmente di completamento l'iter per la canonizzazione che tutti, particolarmente i padri passionisti, si augurano che arrivi quanto prima. Le sue reliquie sono esposte al culto nell'abbadia di Ceccano e periodicamente vanno in pellegrinaggio nei luoghi dove i passionisti lo hanno proposto come modello di santità per i ragazzi, i giovani e i grandi, sia laici che consacrati. Voce di mari dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite se le porta via. La voce di mari, dolce melodia, che ti porta il cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria.